Vergogna, bastardo! Pezzo di merda! Vergogna, vergogna! Bastardi, vergogna! Andiamoci alla scala, andiamo alla scala, andiamo alla scala, andiamo alla scala, andiamo alla scala. Dell'ordinanza impugnata sino alla trattazione collegiale del proposto appello cautelare, dispone la riduzione dei termini processuali ed autorizza la notifica la notifica a mezzo telefax, cioè il nostro avvocato ora comunica al comune, così per come precisato, fissa
la discussione nel merito alla Camera di Consiglio del 24 luglio. Il presente decreto sarà eseguito, eccetera. Quindi la delibera 32 è morta fino al 24 luglio. Il 24 luglio. Il 24 luglio. Il Consiglio di Stato dovrà valutare. Aspettate! Aspettate, capite bene? Non è che noi abbiamo vinto e basta! Il 24 luglio il Consiglio di Stato dovrà decidere nel merito. Il fatto di aver ottenuto la sospensione cautelare l'abbiamo ottenuta solo perché abbiamo comunicato che probabilmente stanotte avrebbero fatto la forzatura e avrebbero votato nella notte. Quindi intanto è ripristinata la legalità sui nostri 24.000 ordini del giorno che vanno comunque discussi. Aspettiamo il 24, ma fino a quella data la delibera è morta. Dopo il 24 vediamo. Grazie. Vittoria! No, per capirci, no, per capirci a tutte queste brave forze dell'ordine, compresi i vigili urbani, l'atto che fino adesso avete difeso è nullo, è illegittimo. Noi con la nostra democrazia dal basso, l'abbiamo detto prima, ci è voluto un giudice per stabilire che avete torto. Presidente Pomorici, che ne pensi adesso? Perché non ti dimetti e cambi mestiere? E a tutti voi che avete seguito i suoi ordini, bravi, bravi, siete stati dalla parte dei congiunti e non dalla parte dei cittadini. Bella figura di merda! Bravi, andate!